Io vi dovrei presentare Libera Italia. Molti di voi sono già soci, quindi immagino che Libera Italia sappiano che cos'è e quindi abbiano anche deciso di iscriversi, non tanto perché li abbiamo minacciati, ma perché ne erano convinti. E allora mi piaceva sfatare qualche luogo comune. E quindi il luogo comune classico che si dice quando si parla di associazioni è: di associazioni ce ne sono già tante, troppe. E non si iscriverà mai nessuno perché fate un'associazione, l'ennesima associazione. Questa è Libera Italia. In soli 2 mesi, a parte i 23 fondatori, abbiamo avuto 155 adesioni e 7 membri del comitato tecnico-scientifico, che poi vi presento a Marina, che sono personaggi di tutto rispetto, insomma. Ancora altro luogo comune, le associazioni non servono. Finito, passato l'entusiasmo iniziale, poi in realtà non si conclude niente, niente di tutto quello di cui si è parlato all'inizio. Questi siamo noi a soli 2 mesi. Abbiamo fatto poche cose, però insomma è passato veramente poco tempo. Abbiamo presentato Libera Italia alla LibreOffice Conference a Berna. Ma abbiamo fatto anche già diversi incontri, alcuni seminari aperti, gratuiti, da LibreOffice Roadmap, c'è qui Paolo in prima fila, quindi che ha girato un po' l'Italia e che è finalizzata a far conoscere LibreOffice alle pubbliche amministrazioni. Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con Agid. È probabilmente poca cosa, però intanto abbiamo aperto un canale di comunicazione, stiamo portando avanti una battaglia che vorrebbe vedere riconosciuto anche in Italia il formato aperto ODF per i documenti. E ancora l'altro, si dice, tanto tutti usano Office, quindi in pubblica amministrazione soprattutto lascia perdere, perché nessuno cambierà mai abitudini, tutti resteranno con Office. E invece noi possiamo dire che abbiamo delle belle esperienze. Io vengo da LibreUmbria e quindi non ne posso parlare, ma c'è qui per esempio anche LibreVeneto, ma ci sono altre esperienze italiane, c'è cioè la provincia di Cremona, Milano, Macerata. Iniziamo ad avere delle buone pratiche. Cioè c'è un sentiero già tracciato che va semplicemente seguito. Quindi possiamo dire che in questo Libera Italia può dare una mano. Questa foto è la foto della consegna di attestati che abbiamo fatto qualche settimana fa ai formatori e ai tecnici del progetto Libre Umbria. È stata una cosa quasi così, un gesto dovuto, ci sembrava. Perché è anche grazie a queste persone che poi i progetti si concretizzano e non restano semplicemente sulla carta, non restano solo buone intenzioni. E in Umbria abbiamo fatto qualcosa in più della semplice buona intenzione e devo dire che stiamo andando avanti, abbiamo contatti da parte di comuni anche piccoli, l'ultimo in ordine di tempo, il comune di Cannara. Abbiamo incontrato il sindaco insieme all'ingegnere Ortali e quasi si vergognava per il fatto che aveva solo 30 postazioni. Noi abbiamo detto, vabbè, sono 30, intanto le migri ed è un'altra esperienza ancora che aggiungiamo a quelle, alle tante che vorremmo avere. Altra cosa che si dice, è inutile che tentate con le scuole, usano tutte Office perché devono erogare gli esami per le CDL. Oggi abbiamo qui Fabio Frittoli, che è il coordinatore del gruppo CDL, Open Source, che poi ci spiega meglio perché non è vero pensare alle CDL solo su software proprietario e quindi noi intanto proviamo a prendere una strada e quindi abbiamo questo progetto. Ne abbiamo un altro che vi presenta Enio, che è riferito proprio al progetto scuola, perché vorremmo portare LibreOffice nelle scuole, cambiare le abitudini dei ragazzi, perché è da qui che si parte probabilmente,
Abbiamo anche fatto una proposta per la buona scuola e questa foto che vedete sotto è un gruppo di bambini ai quali stiamo facendo lezione gratuita su LibreOffice. A dicembre partiamo con un'altra esperienza con un liceo di Foligno e anche quella vorremmo che sia una buona pratica, un'esperienza da poter replicare in altri contesti. Quindi questo ci serve per creare un progetto, costruirci del materiale didattico e poterlo mettere a disposizione di altri volontari che hanno intenzione di andare presso le scuole e di aiutarci a far conoscere LibreOffice. Ultimo luogo comune è che ognuno pensa a se stesso, al proprio tornaconto, e nessuno ormai fa più niente se poi non c'è appunto niente in cambio. E questi invece siamo noi. Siamo noi oggi e siamo qui, siamo venuti da diverse parti d'Italia, credo che in pochi hanno percorso pochi chilometri per star qui oggi. Questa è la community di LibreOffice, è una bellissima community. Siamo nei gruppi di lavoro, siamo nelle mailing list, abbiamo una community in Google Plus con 2500 persone che quotidianamente si scambiano opinioni, problemi, soluzioni a problemi. Ci stiamo dando una mano e quindi questa è la dimostrazione vera che le cose si fanno anche per il gusto di farle e di metterle a disposizione della collettività, rinunciando a pensare soltanto a se stessi. E quindi concludo velocemente, semplicemente con un grazie per essere qui oggi, per esserci sempre. Grazie anche a chi in questi mesi di brevi di associazione e diciamo di gestazione dell'associazione prima ci ha sostenuto, ci ha incoraggiato. Grazie ad Italo, perché diversamente senza il suo appoggio non saremmo qui oggi. Italo perché diversamente.